Questo è un video perditempo. Chi cocca? Che co? Perché? No. Qual è l'argomento di oggi? Sentiamo un po' che ti sei inventato quest'oggi. Ma oggi, veramente oggi, ero un po' distratto. Sai che siamo distrattissimi nella nostra vita? Ma tu lo sapevi, per esempio, che in media, in base agli studi più recenti, in media ogni settimana buttiamo via 4 ore, dico 4 ore in distrazioni. 4 ore a settimana sono 16 ore al mese, 192 ore all'anno, un mese intero lavorativo, 24 giorni da 8 ore ciascuno, buttati via in distrazioni. Ma che sono queste distrazioni? Di che parliamo? Parliamo del fatto che magari mentre sto facendo una cosa arriva un'email, c'è una notifica su Facebook, un messaggio su WhatsApp, suona il telefono, viene un collega e mi chiede una cosa. Queste fanno parte del lavoro. Sì, ma relativamente a quello che tu stai facendo in quel momento, sono delle distrazioni. E lo sai quanto tempo ci vuole quando tu ti distrai e vai ad occuparti di un'altra cosa per ritornare sulla cosa sulla quale stavi all'inizio? Dalle 4 alle 6 volte il tempo della distrazione. Questo è il tempo che ci vuole per tornare a fuoco su quello che stavi facendo prima. Altri studi dicono che ci distraiamo così tanto che la media è ogni 5 minuti, 96 volte al giorno. E in media ci mettiamo 23 minuti e 15 secondi per ritornare sul task che abbiamo interrotto. Io l'unica cosa che ho scoperto di utile per far sì che le cose che sono veramente importanti, non quelle importanti perché sono pressanti, urgenti, perché gli diamo noi questa importanza, ma quelle che sono importanti perché se le facciamo il nostro futuro può cambiare in maniera significativa, quelle sono quelle importanti. Allora, per far sì che le cose importanti succedano, invece che finire in fondo alla giornata, perché il ragionamento qual è? Prima faccio tutte le cose importanti e urgenti, poi una volta che ho finito c'è un bello spazio, sto tranquillo, non mi dà fastidio nessuno e mi dedico a quelle importanti. No, perché se tu fai così, a parte che potresti finire comodamente alle 11 di notte, ma poi quando hai finito anche tutte le tue energie, tutte le tue risorse mentali, tutta la tua capacità di stare a fuoco, concentrato, tutte le energie, le risorse e il tempo lo hai dedicato a questi piccoli task. Quindi quello che ho scoperto è che dovevo fregarmi da solo per non dar retta a questa giustificazione delle cose urgenti. E il modo migliore che ho trovato per fregarmi e per mettermi in condizione di fare le cose veramente importanti è stato di bloccare uno slot di tempo di 1 ora, 2 ore, decidi tu, e di eliminare tutte le distrazioni in quel blocco di tempo lì. Telefono sul vibratore, in una borsa, in un'altra stanza, meglio ancora se spento. Telefono fisso, staccato. Social media, chiusi. Email, pure. Nessuna distrazione, nessuna interruzione, avviso se ci sono persone intorno a me che per quell'ora, per quel tempo che ho bloccato, vorrei poter non essere distratto da nessuno. E infine, come ciliegina sulla torta, mi metto come premio tutto il resto, tutti gli altri task, le chiamate, le risposte, le email che aspettano me, soltanto me, sono un premio che posso andare a raccogliere se svolgo il mio task principale per prima cosa la mattina. Dici, ma come sono un premio? Quelle le devi fare per forza. Sì, ma nella mia testa diventano un premio. Affronto il mio task come la cosa importante. E per premiarmi dell'essermi impegnato e aver mantenuto con me la promessa di dedicarmi alla cosa più importante, per premio poi posso andare a rispondere a tutte le email, a guardare i social media, a rispondere alle telefonate, a fare tutto quello che mi serve. Basta solo quel time block lì di 1 ora, 2 ore, mezz'ora ogni giorno per prima cosa davanti a tutto il resto e puoi dare veramente benzina alle cose importanti che possono cambiare il tuo futuro. Questo è quello che io ho scoperto.